dalle 8 alle 20 il presidio ospedaliero è garante per un'eventuale urgenza, emergenza che arriva. È chiaro che non può essere sottoposto a intervento chirurgico un paziente in quanto che la sala operatoria non è attiva, però il paziente può essere stabilizzato e poi successivamente, se c'è necessità, trasferito presso un presidio ospedaliero, qual è quello di Vallo della Lucania. Questo è il quadro attuale. Dopo le 20 di sera lo scenario è apocalittico. Con queste parole il consigliere Cianciola, presidente della Commissione Sanità, ha illustrato il quadro attuale dell'ospedale civile di Agropoli durante il consiglio monotematico da lui convocato, che si è svolto presso l'aula consiliare del comune agropolese. Intanto è attesa per venerdì 15 febbraio alle ore 11 la visita del commissario straordinario dell'ASL Salerno, il dottor Mario Iervolino. La visita sarà l'occasione per far conoscere il presidio ospedaliero, i servizi attivi e soprattutto per presentare al commissario una serie di richieste al fine di rendere maggiormente funzionale il presidio. Tutti quanti insieme, prendere in considerazione dopo il 15 di febbraio, quando ci sarà la visita da parte del commissario aziendale presso il nostro presidio ospedaliero, prendere in considerazione quali sono le eventuali strategie politiche e amministrative che noi come Consiglio Comunale di Agropoli possiamo intraprendere per far sì che il nostro presidio possa migliorare, possa essere ulteriormente implementato, possa migliorare soprattutto per quanto concerne l'urgenza e emergenza. Questo è il caposaldo sul quale noi dobbiamo cercare di batterci e speriamo che ciò accada in tempi rapidi per far sì che ci sia una salvaguardia della salute della cittadinanza. Ecco, l'unione fa la forza, lei questa sera lamentava anche la scarsa presenza dei cittadini, ma secondo lei, ecco, quanto incide la presenza del cittadino in questa ultima battaglia, possiamo definirla così? La presenza dei cittadini è fondamentale, è chiaro anche che il cittadino è disinnamorato, soprattutto su questa tematica che ha visto per un lasso di tempo lunghissimo delle carenze veramente importanti anche per quanto riguarda l'aspetto istituzionale e l'aspetto politico. Quindi c'è un disinnamoramento da parte del cittadino nei confronti della politica che non è stata attenta e quindi dobbiamo essere noi bravi in maniera concreta nel cercare di ripristinare una certa empatia con i cittadini e riportarli dalla nostra parte, o quantomeno, per meglio dire, devono essere loro che devono aiutarci nel condurre questa battaglia che è ardua, è veramente molto molto ardua. Il 15 febbraio la città di Agropoli dovrà essere compatta per rivendicare un diritto fin troppe volte mortificato e dovrà essere presente per alzare ancora una volta, forse l'ultima, la propria voce.